Buongiorno, sono Alessandra Prugnola, mi sono laureata all'Università di Pavia nel 2016, Facoltà di Scienze Politiche, il corso di Economia Politica e Istituzioni Internazionali e sono un diplomatico, quindi lavoro al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, precisamente al cerimoniale diplomatico. Mi sono laureata appunto a Pavia con la professoressa Silvia Figini, con una tesi di metodi quantitativi per l'analisi economica. Vediamo come sono arrivata a dove sono oggi. Beh, in parte il merito è dell'Università di Pavia, la quale partecipava a un programma di tirocini del Ministero degli Affari Esteri, proprio volto a permettere un'esperienza curriculare agli studenti di tirocinio di 3 mesi presso una delle rappresentanze italiane all'estero. Quindi ho vinto questo bando e ho trascorso un periodo di 3 mesi presso l'ambasciata d'Italia a Giacarta, in Indonesia. Durante quell'esperienza mi sono resa conto che l'ambiente diplomatico era un ambiente sicuramente interessante, un ambiente che avevo sempre visto molto lontano da me, ma in quel frangente mi sono resa conto appunto che poteva essere qualcosa di accessibile, ecco, anche a me. Quindi ho deciso poi di iscrivermi a un corso per la preparazione del concorso diplomatico. Prima di iniziare questo corso, però, mi sono fermata ancora 6-7 mesi circa in Indonesia, dove avevo trovato lavoro come account manager in una multinazionale tedesca che si occupava di logistica. Dopodiché, quindi, trascorso questo periodo, sono tornata in Italia, a Roma, dove ho iniziato il corso di preparazione per il concorso diplomatico. Ho studiato circa 2 anni, in questi 2 anni ho anche trovato lavoro alla Camera dei Deputati come funzionario nella Commissione Affari Esteri, e dove ho trascorso un periodo bellissimo, ma che appunto poi è finito nel luglio 2018, quando finalmente sono riuscita a vincere il concorso diplomatico. Quindi poi pochi mesi dopo sono stata assunta al Ministero degli Esteri, dove attualmente lavoro. Allora, per quale motivo consiglierei l'Università di Pavia? Beh, innanzitutto perché Pavia come città e l'università sono un ambiente estremamente dinamico, pieno di studenti, pieno di opportunità per gli studenti e lasciatemi aprire una parentesi, è un ambiente accessibile a tutti perché l'università mette a disposizione numerosissime borse di studio che danno la possibilità anche a chi è più svantaggiato a livello economico di potersi trasferire a Pavia e vivere questa esperienza. Quindi, appunto, dice un ambiente molto dinamico, divertente e piacevole. Per quanto riguarda il corso di laurea che ho frequentato io presso la Facoltà di Scienze Politiche, il corso è sicuramente molto molto interessante per quanto riguarda i contenuti. È un corso molto attuale, nel senso che tratta tutte quelle che sono le dinamiche attuali, geopolitiche, economiche, eccetera, eccetera. Quindi si inserisce molto bene in quello che è il contesto internazionale globalizzato in cui viviamo al giorno d'oggi. È un corso dove gli studenti sono molto ben seguiti dai professori, tanto in fase di preparazione degli esami quanto in fase di stesura della tesi. Che altro dire? Mi ha dato quel quid in più facendomi partecipare al programma Erasmus, che è sicuramente un programma interessante, che crea diciamo anche delle basi solide poi per la ricerca del lavoro. Quindi
L'università mi ha aiutato anche in quelle che sono tutte, non so, le pratiche burocratiche, prepartenza o di conversione degli esami una volta rientrati in Italia, che non è scontato in tutti gli atenei, quindi grazie Università di Pavia. Sono molto soddisfatta dell'esperienza presso questo ateneo. Anche, posso dire, anche i miei colleghi e amici dell'università non hanno avuto nessun tipo di problema di inserirsi nel mondo del lavoro e quindi non posso fare altro che consigliare questa esperienza. In bocca al lupo a tutti quanti.